Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, cominceremo questa nuova settimana con il petto, ovviamente 74 kg di panca piana, come ci eravamo lasciati. Solo con una differenza, questa volta faremo un 4x5. Proveremo, oppure 4x4. Però, come sempre, prima ci andiamo a pesare. Sessanta punto 15 kg, grasso corporeo 13,4. Rispetto alla volta scorsa siamo aumentati di altri 250 grammi e 0,1% di massa grassa. Ora, avere 60,15 kg e 13,4 di massa grassa è una cosa bellissima, perché la massa grassa ovviamente per il peso non è così alta. Eccoci qua, panca piana fatta, 4x4 con 74 kg. Ovviamente sono soddisfatto perché 74 kg è un bel peso, e poi fare 4 serie con 74 kg è una grande soddisfazione. 4 serie, fa niente. Settimana prossima punteremo a fare il 4x5 e poi cercheremo di aumentare peso, però prima voglio perfezionare il 4x5. Ragazzi, ci vediamo con il secondo esercizio, che è la panca inclinata, 4 serie per 10 ripetizioni, no scusate, 3 serie per 10 ripetizioni, 50 kg mettiamo sempre. Terzo esercizio, abbiamo panca declinata. 3 serie per 10, ovviamente 10-8 ripetizioni così. 50 kg, sempre. Cominciamo con l'esercizio. Quarto esercizio, chest press singola al cavo basso. Ragazzi, faremo 4 serie per 10 ripetizioni con 10 kg a lato.
primo esercizio aperture cavo alto. Abbiamo 3 serie per 10 ripetizioni, 20 kg. Ovviamente leggero, abbiamo aumentato il peso di 4 kg, totale 24. Adesso addominali, partiamo con crunch cavo alto, partiamo con un peso di 24 kg per 20 ripetizioni, poi ovviamente laterali e infine bassi. Laterali finiti, adesso tocca gli addominali bassi. Faremo la reverse crunch. Non ce la faccio parlare, ragazzi. Reverse crunch, 3 serie per 15-20 ripetizioni. Ragazzi, reverse crunch da seduto, con un manubrio, con un pesetto da 1 kg, questi sono in totale 3 kg. Guardate cosa faccio adesso. Ragazzi, allenamento terminato, ho fatto 3 serie per 12, va bene così perché con il peso ho sentito tirare un casino e se continuavo così non facevo nemmeno le altre serie. Comunque adesso check fisico e noi ci vediamo al prossimo episodio.